Buongiorno e benvenuti a questa presentazione di un'applicazione robotica per la stesura di cavi e cablaggi elettrici in applicazioni industriali. Questo lavoro è inserito all'interno del progetto ReModel, un progetto europeo che coinvolge diverse università e partner commerciali, che promuove lo sviluppo di tecnologie, per la manipolazione di oggetti deformabili, come ad esempio cavi, cablaggi elettrici o attrezzature mediche, e la loro applicazione in diversi scenari industriali complessi. Per questa attività abbiamo utilizzato un robot a 7 gradi di libertà, equipaggiato con un gripper, le cui dita sono state sostituite per andare a inserire dei sensori tattili che permettono la conoscenza degli oggetti in presa tra le dita. L'obiettivo era quello di sviluppare un'applicazione robotica che permettesse la stesura di cavi lungo un percorso indicato. Il planner riceve come input una serie di punti nello spazio, specificati come una coordinata di posizione e di orientamento, più una label. Questa label va a identificare l'azione specifica che il robot dovrà andare a eseguire nel punto associato. Ad ogni label corrisponde quindi una traiettoria secondaria, la cui unione delle tutte andrà a formare la traiettoria finale che il robot dovrà andare ad eseguire. Queste traiettorie secondarie possono essere di diversa natura. Troviamo ad esempio in figura in blu tutte quelle operazioni atte ad inserire il cavo all'interno delle clip posizionate lungo il percorso per garantire la forma del cavo una volta steso, oppure in rosso che corrispondono ad esempio all'inserimento di tratti curvi e linei, e in ultimo in verde tutte le operazioni di interpolazione atte a ottenere una traiettoria continua. Andiamo quindi a vedere l'esecuzione di un percorso composto da tre punti di fissaggio e una curva ad angolo retto. Per eseguire l'inserimento, il robot andrà a eseguire una traiettoria composta da due parti. Nella prima, il gripper si posiziona lateralmente rispetto alla clip, mentre nella seconda, con un movimento semicircolare, il robot andrà a inserire il cavo all'interno della clip. In caso invece della curva d'angolo retto, è necessario l'inserimento di un elemento intermedio per tensionare il cavo e quindi per avere la forma desiderata del percorso. Il gripper ruoterà attorno a questo elemento inserito e in questo modo avremo il cavo tensionato lungo tutta la durata dell'esecuzione. Il tensionamento del cavo è un elemento fondamentale per garantire la corretta inserzione in questi elementi, in queste mollette passive, una condizione che se viene a mancare non è garantita la corretta esecuzione e c'è la possibilità di formazione di nodi lungo il cavo. Per garantire l'esecuzione del task sono stati sviluppati due controlli addizionali, il primo del quale è un controllo di tensione che utilizza la lettura delle coppie di giunto del robot per andare a stimare il vettore delle forze esterne. In questo modo siamo in grado di garantire, tramite l'apertura del gripper, una certa tensione lungo il cavo. Il secondo controllo, invece, utilizza i sensori tattili per conoscere la posizione del cavo all'interno delle dita. In questo modo si va a controllare l'elevazione del gripper lungo il percorso per garantire che il cavo rimanga all'interno del gripper. Nel primo caso potete vedere come se il gripper, muovendosi linearmente, non riesce a controllare il cavo e mantenerlo all'interno della presa, data la forza di gravità che tende a far cadere il cavo, mentre nel secondo caso, controllando l'elevazione, il cavo rimarrà in presa lungo tutta la durata del percorso. Con questo ho concluso. Come lavoro futuro c'è l'intenzione di andare ad estendere il planner in scenari sempre più complessi e andare ad applicare queste soluzioni negli esempi pratici forniti dai partner del progetto. Vi ringrazio quindi per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento. Grazie.